cari amici, e tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 11 settembre 2013, però io vi parlo di una piccola cosa, piccola, che è apparsa ieri sul quotidiano torinese La Stampa di Torino ieri. Oggi, cari amici, ripeto, oggi è mercoledì 11 settembre, e invece questo trafiletto lo trovate sul quotidiano torinese La Stampa di martedì 10 settembre. Ieri non ho fatto a tempo a parlarmi di questo trafiletto, perché ieri sono andato al Tempio di Diana a Nemi, ho fatto il video intitolato Il Tempio di Diana a Nemi. Beh, che c'è scritto in questo trafiletto? Che c'è scritto? Io ve l'ho sempre detto, alla larga dalle biciclette, ho fatto tutti i video degli infetti di Jean-Paul Sartre, via di seguito, le lolite del Duce, via di seguito. Che c'è scritto? Le ragazze hanno querelato, sapete, è la vicenda di quel professore di Saluzzo, no? Che era amato, tanto dalle ragazze, era amato, aveva una sterminata cultura, c'era il fascino della cultura, perché il professore per le infette rappresenta un po' una figura paterna, la figura paterna idealizzata. Allora, al principio, dopo che era scoppiato lo scandalo, tutte le ragazze, cioè tutti a parlare bene del professore, anche se il professore si era portato a letto due o tre studentesse, tutti a parlare bene. Poi piano piano la situazione si è chiarita un po' meglio, per cui ora l'avvocato Francesca Violante dice le ragazze sono ora pienamente consapevoli di essere state vittime. Entrambe le ninfette mi hanno conferito mandato per rappresentarle. Uscite dalla sfera di forte controllo psichico che il professor Giordano aveva su di loro, hanno realizzato ciò di cui sono state vittime. Entrambe hanno presentato querela in procura. Vabbè, quante volte vi devo dire che il mondo è pieno di belle donne che hanno più di 18 anni? Capito? Le ninfette che sono state a letto col professore, magari perché c'era il fascino del professore, poi anche c'era la questione dei voti, si potevano avere dei voti migliori. E all'inizio hanno detto no, il nostro professore è santo e immacolato. E adesso poi uscite dal controllo psicologico del professore che è stato messo da qualche parte, adesso hanno presentato querela, capito? Vogliono i danni. Povero professore, non solo ha perso il posto di lavoro, ma adesso dovrà pure risarcire i danni. Perché c'è una sorta di abuso del potere. Ripeto, il mondo è pieno di donne che hanno più di 18 anni. Se tu fai il professore e hai tante belle ninfette in classe, non puoi fare quello che ti pare. Vai con le tue colleghe professoresse o vai con le mamme delle ninfette. Anche le mamme sono ben disponibili nei confronti dei professori. D'accordo? Ci sono le mamme delle ninfette. Ci sono le colleghe professoresse. Ma perché andare proprio con le ninfette? Per quale motivo? Alla larga dalle ninfette, cari amici, alla larga. E la legge è fatta così. Mettiamola come volete, ma con le minorenni un adulto, specialmente un professore, non ci può andare con le ninfette, capito? Non ci può andare con le minorenni. Vi ripeto, terzi mondati. Un adulto deve andare con le maggiorenni, va bene? Non c'ha tante possibilità. Non c'ha tante possibilità. Se va con le minorenni, prima o poi finisce in galera. Perché poi le ninfette dopo te querelano, non ci si può manco fidare delle ninfette. Il mondo è pieno, cari amici, di belle donne che hanno già compiuto 18 anni, va bene, cari amici? Grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.